immagini rimaste nella memoria che hanno segnato il gusto del pubblico da 10 anni a questa parte, da quando Notre Dame de Paris, tratto dal romanzo di Victor Hugo, ha fatto la sua comparsa su musiche di Riccardo Cocciante, nella versione italiana, con i testi già di Luc Plamondon, riscritti da Pasquale Panella. Musical dei record, 15 milioni di spettatori in tutto il mondo, 2 milioni e mezzo solo in Italia, 77 milioni di euro di incasso, segnando il successo artistico della coppia Jody Tonno e Lola Pons. Da domani il nuovo tour per festeggiare il decennale, qui vediamo Romana e con un cast rinnovato, 12 talenti alla ricerca del successo. Alessandra Ferrari, Federica Callori ed Angelo Del Vecchio daranno voce e volto ad Esmeralda e Quasimodo. E sono in mezzo a due bellissime donzelle, che sono... Alessandra Ferrari e Federica Callari. Le mie Esmeralde.